Buongiorno a tutti. Il viaggio delle cantine della guida di Slow Wine prosegue oggi con l'azienda Maria Donata Bianchi di Diano Rentino. L'azienda si trova al confine tra i comuni di Diano Castello e Diano Rentino in una cornice veramente spettacolare perché siamo a pochi chilometri dal mare, immersi nella macchia mediterranea. Ma c'è una vista veramente bella sul golfo di Diano Marina. Ora lascio la parola a Marta Trevia, che rappresenta la quarta generazione di questa azienda, che ci racconterà un po' la storia della cantina e quali sono adesso l'attuale assetto organizzativo. Vai Marta, grazie. Bene, grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti, grazie per la presentazione. Io ho la fortuna di essere qui, infatti, proprio tra i vigneti alle mie spalle, di fronte a me ho questa bella cornice, appunto come hai già spiegato tu, ci troviamo tra i comuni di Diano Castello e Diano Arentino. L'azienda nasce nel 77 con il primo imbottigliamento, in un primo momento proprio a Diano Castello, che ancora oggi è una zona insomma, molto vocata per il vermentino con una lunga tradizione. E il nome della cantina Maria Donata Bianchi è quello di mia mamma, che è colei che insomma, iniziò questa avventura, anche se poi nel corso della vita si è dedicata a un'altra professione perché ha fatto l'avvocato, però all'epoca era una giovane donna con questi vigneti che aveva ereditato dalla sua famiglia e voleva insomma, imparare questo lavoro e riuscire a gestirli nel miglior modo possibile e soprattutto ottenere un prodotto di qualità. E quindi si rivolse all'epoca a un consulente, un enologo ligure, che poi divenne mio nonno paterno, e così insomma lui iniziò ad aiutarla insomma, in questo percorso. E successivamente mio padre, lei conobbe anche mio padre, quindi una storia di vino e di vita. Successivamente mio padre, che si occupava già di vino, iniziò a dedicarsi a pieno regime al vigneto e alla produzione, e poi è il mio turno, appunto. Io ho studiato viticoltura e enologia in università, sia in Italia che all'estero. Ho avuto modo di lavorare in altre regioni d'Italia e poi anche nel Nuovo Mondo, e sono rientrata a pieno regime tra il 2013 e il 2014, e ad oggi sono io che gestisco, appunto, un po' tutto in azienda, una piccola realtà, quindi bisogna essere duttili. Ah, non ti sento. L'attuale assetto organizzativo della... Non ti sentivo, scusami. Sì, niente, c'era stato un piccolo problema. Ok. Invece adesso l'attuale, a parte te nell'azienda, come siete organizzati in pratica? Allora, beh, io mi occupo appunto, come dicevo, di quella che è la gestione del vigneto, affiancata da il nostro agronomo, e per quanto riguarda invece la parte enologica la seguo unicamente io, con chiaramente i miei dipendenti che mi supportano. Mio papà è ormai in pensione, però fa il jolly qualora ci fosse bisogno, ma ormai l'assetto organizzativo è insomma, nelle mie mani da qualche anno. Ok, poi passando a parlare delle vigne, il corpo principale è quello che circonda la cantina, poi ci sono altri appezzamenti in conduzione diretta, giusto? In altre. Sì, sono diciamo quelli che erano i nostri vigneti storici, cioè sono attualmente ancora nel comune di Diano Castello, e quindi abbiamo le vigne più vecchie a Diano Castello, quelle di impianto più recente qui, tra appunto, come dicevi prima, nel comune di Diano Arentino. E nella gestione delle vigne, cosa è cambiato nel corso degli anni? Allora, nel corso degli anni beh, abbiamo cambiato alcune cose nella gestione, principalmente beh, del metodo di potatura da qualche anno, cercando di adattare insomma, delle nuove metodologie a quelle che sono le
le nostre realtà. E poi stiamo lavorando per ottenere la certificazione biologica, quindi il lavoro, insomma, procede in questa direzione, anche se bene o male abbiamo sempre lavorato con una filosofia che si accosta a quello che oggi è il biologico, ma siamo in conversione ufficialmente. Ok, e riguardo ai cambiamenti climatici, avete dovuto fare degli adattamenti anche nella potatura, nella gestione della pianta? Allora, nella gestione della pianta, questo era già forse un tempo, qui si defogliavano tantissimo nella potatura verde le viti. È una cosa che negli ultimi anni abbiamo, insomma, cercato di moderare, ma anche per tutta una serie di altre ragioni, oltre il cambiamento climatico, però sicuramente è una strategia che utilizziamo. Ok, e passando ora a parlare un po' dei vini, no? Quest'anno avete presentato per la guida tre vini, Vermentino, il Pigato e il Rosato Ines. Se ci puoi parlare un po' di questi tre vini e anche lì cosa è cambiato durante gli anni nella vinificazione, nella gestione della parte nuova. Allora, ok, allora ho qui vicino il Pigato, quindi posso mostrarlo. Ok. Perfetto. Ma il Pigato è sicuramente un vino a cui sono particolarmente legata perché è stato il primo che ho vinificato in piena autonomia, anche proprio all'inizio quando sono entrata in azienda. E la vinificazione di questo vino è cambiata parecchio, da un po' di anni a questa parte, perché ho deciso di utilizzare tre vinificazioni diverse, assemblate poi in un solo vino, dove la scelta della tipologia di vinificazione parte già in vigna. Quindi in base agli appezzamenti seleziono una parte che viene vinificata in bianco, una parte che fa una macerazione tradizionale e una terza parte che svolge una macerazione prefermentativa a freddo. E secondo me è un buon metodo per andare a esprimere al meglio questa varietà, che comunque si riescono ad ottenere diversi composti aromatici. Il bouquet, insomma, si arricchisce parecchio ed è anche uno stimolo poi per noi per lavorare in maniera diversa. E questo è uno. Poi, per quello che riguarda il Vermentino, la vinificazione è quasi sempre rimasta la più semplice possibile, perché è una varietà che si esprime molto bene sui nostri, insomma, in questa zona, nel nostro territorio, e quindi è forse il vino che in cantina lavoro meno, perché fa semplicemente una prestatura soffice e questo è quanto, poi fermenta in bianco. E poi invece il rosato, che anche questo ce l'ho qua, perché il Vermentino sta sorreggendo, mi aiuta con la diretta. Il rosato invece è una novità che produciamo dal 2015, e la varietà è Granaccia, e lo produco con una proprio leggerissima macerazione sulle bucce di alcune ore, quindi è veramente un lavoro che ogni anno poi cambia in base alla maturazione, insomma, però per lavorare appunto con la Granaccia, che è sicuramente una varietà interessante che si sta sviluppando nel nostro areale in una chiave diversa. Ok, poi il Vermentino e il Pigato come vitigni sono abbastanza simili, no? Mm-hmm. Però i vostri due vini sono molto differenti, il Vermentino dal Pigato. Ciò dipende solo dalle tecniche di vinificazione o anche da dove sono coltivati? Ma sicuramente anche dalla tipologia di suolo, che è comunque diversa. Il Pigato si sviluppa su dei suoli calcarei, sassosi, e il Vermentino invece è su un suolo argilloso, quindi hanno proprio due composizioni molto diverse, e sicuramente anche l'esposizione, insomma, credo che giochino diversi fattori, non unicamente la vinificazione, che può dare una nota diversa, ma anche altri aspetti contribuiscono. Ecco. Okay. Se dovessi definire
Cioè, in poche parole, il vostro stile di vinificazione e gli obiettivi che perseguite nei vostri vini. Sì, ok, ho perso un attimo la connessione, ok. Ma io personalmente mi piace cercare l'equilibrio nei nostri vini, nei vini che produco, quindi dei vini equilibrati, di facile beva, nel senso che siano, appunto, che abbiano un buon equilibrio, allo stesso tempo una persistenza e poi sono abbastanza attenta anche alla pulizia. quindi queste un pochettino le caratteristiche principali. Ok, va bene, dai, penso che abbiamo un po', diciamo, fatto una panoramica della vostra azienda e speriamo di rivederci al più presto in cantina. Sì, volentieri, speriamo. Okay. Grazie mille Marta. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao.